Alessandro Chiesa, prima partita della stagione, le tue impressioni su questo match con i Rockets? Ma oggi era importante provare un po' i primi meccanismi, trovare un po' l'alchimia tra le linee. Credo che abbiamo fatto una partita ordinata tatticamente, abbiamo fatto quello che l'allenatore voleva, che alla fine era l'importante. Poi è chiaro che magari il ritmo non era uno dei nostri migliori, però era l'importante prima partita cominciare un po' a prendere il feeling con quei 60 minuti. È difficile giocare una sola partita, la prima della stagione, prima di affrontare un torneo come la Champions, che è sì, se vogliamo, amichevole, ma è comunque di un certo livello. Ma è chiaro che a Mannheim troveremo un altro ritmo, però ci alleniamo ogni giorno, giochiamo anche durante l'allenamento, e ci prepariamo tatticamente, quindi diciamo che la Champions saremo pronti dalla prossima partita. Stasera sei stato anche acclamato particolarmente, tu in questa pista, nella tua biasca, hai mosso le prime pattinate da giocatore di hockey. Quali sensazioni hai provato arrivare qui oggi con la C di capitano del Lugano? Sì, è sicuramente una bella sensazione, un grande privilegio poter essere capitano di questo club. Poi specialmente oggi qua, dove, come hai detto bene te, dove ho imparato, dove ho mosso le mie prime pattinate con Tre Valli Ghiaccio Biasca, è stata sicuramente un'emozione particolare. E poi il fatto che la C di capitano ti sia stata ceduta da Hirschi, proprio da lui, è comunque un grande riconoscimento. Sì, Stevie ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni e io mi auguro solo di poter fare un ottimo lavoro come ha fatto lui, e so che sarà comunque al mio fianco, mi aiuterà sempre, quindi diciamo che sono motivato per cominciare la stagione e sono pronto a fare il mio primo anno d'apprendistato con tanti aiuti, con tanti leader in squadra. Siamo una squadra con tanti giocatori di esperienza, tante personalità, quindi avrò tanti aiuti e questo sarà solo che positivo. Gli obiettivi della squadra ormai li conosciamo, ci sono tante competizioni, volete vincere il più possibile, ma a livello tuo personale hai degli obiettivi, magari trovare un posto fisso anche in nazionale, partecipare finalmente dei mondiali? È chiaro che la nazionale è sempre un obiettivo per ogni giocatore svizzero, è un grande onore poter vestire la maglia, ma sai, io mi concentro a far bene con Lugano come ho sempre fatto, poi sarà l'allenatore nazionale a decidere se mi vorrà convocare o no. Io mi impegno al massimo per il Lugano, poi vedremo.